Ciao a tutti amici di Android Geek, finalmente dopo circa una settimana di utilizzo intenso vi proponiamo la video recensione del Samsung Galaxy Nexus, ovvero lo smartphone Android che di questo periodo è il più atteso in assoluto in quanto è un Google Phone e al tempo stesso debutta il sistema operativo Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Dico subito che c'è tanto da far vedere e tanto da dire, quindi la disamina hardware sarà piuttosto rapida. Hardware comunque molto interessante in quanto abbiamo a che fare con un prodotto basato sul chipset OMAP 4460 di Texas Instruments, quindi un processore Cortex A9 dual core da 1.2 GHz, GPU PowerVR SGX1540, la stessa del predecessore Nexus S, ma molto più performante in quanto ha un clock molto superiore. Poi abbiamo 11 GB di memoria RAM, 16 GB di memoria interna. Non è espandibile attraverso microSD, però abbiamo una partizione unica dove installare applicazioni, memorizzare film, foto, musica, giochi e tutto quello che volete. La batteria è da 1750 mAh. A livello di design, veramente bellissima, a me personalmente piace tanto, a parte la curvatura del display che gli dà un tocco di eleganza, la forma è quella di un proiettile schiacciato. Di fatto abbiamo la parte inferiore con uno spessore maggiore, poi vedete come mano a mano che ci avviciniamo alla punta il corpo è sempre più sottile. A me personalmente piace tanto. Qualità costruttiva molto buona, devo dire che avevo dei dubbi prima dell'acquisto, pensavo che di essere di fronte a un plasticone, invece i materiali sono buoni ed è ben assemblato. Sul retro abbiamo la cover posteriore che avevamo già visto nella preview, molto sottile in plastica, ma una plastica particolare, super flessibile, di fatto molto resistente. Poi è totalmente zigrinata, quindi è molto piacevole al tatto, fornisce un ottimo grip e non scivola. Poi davanti abbiamo una protezione in vetro molto resistente, non è Gorilla Glass perché non è adatto agli schermi curvi, però la resistenza è paragonabile a quella di un Gorilla Glass. Le dimensioni sono di 135.5 mm di lunghezza, 67.9 di larghezza e 8.84 di spessore. Il peso 136 grammi. L'ingombro personalmente lo ritengo paragonabile ai vari Galaxy S2, Optimus 3D, Motorola Razr. Il Nexus è vero, è un po' più lungo a livello appunto di lunghezza, però è una lunghezza che non si avverte, sta comodamente in tasca, si impugna bene e soprattutto si riesce a interagire comodamente con una sola mano, quindi nessun problema. Poi guardiamo un po' meglio, vediamo come sul lato sinistro abbiamo il bilanciere del volume. Poi abbiamo sulla parte inferiore la porta microSB, un secondo microfono che riduce i rumori esterni e il jack da 3,5 per inserire gli auricolari. Nella parte di destra abbiamo i tre puntini che ci fa capire come è possibile agganciarlo a un dock e poi abbiamo il pulsante accensione e spegnimento che a mio avviso è molto comodo posizionato qui perché è veramente facile da raggiungere, quindi si accende e si spegne molto facilmente. Poi nella parte superiore pulito, abbiamo detto dietro cover posteriore zigrinata, ma abbiamo anche una fotocamera da 5 megapixel con flash LED, autofocus e capacità di registrare video in full HD 1080p. Poi abbiamo anche ovviamente un altoparlante posteriore. Davanti abbiamo sensore di prossimità, di luminosità, l'altoparlante anteriore, una camera da 1.3 megapixel che è capace di registrare video a 720p, quindi HD Ready, avanti e Full HD dietro. Qui sotto vedete un LED di stato che si colora in base diciamo alla tipologia di notifica e poi abbiamo uno schermo Super AMOLED HD da 4.65 pollici con risoluzione 1280x720 pixel, ovviamente super definito. Vediamo come inoltre non sono più presenti i vari tasti fisici o soft touch, questi perché sono integrati direttamente nel touchscreen. Infatti abbiamo il tasto back, il tasto home e il tasto multitasking che ci consente di
di tenere, diciamo, a mente, o meglio che memorizza tutte le applicazioni attualmente in esecuzione aperte, e possiamo tranquillamente passare tra di esse in maniera molto veloce e intuitiva. Vedete com'è tutto molto veloce. Inoltre, se noi vogliamo chiudere queste applicazioni, basterà trascinare fuori lo schermo queste applicazioni. Inoltre, questo, diciamo, concetto si applica anche alla barra delle notifiche. Infatti, se noi vogliamo leggere questo messaggio, ovviamente possiamo toccarlo e leggere. Se non lo vogliamo leggere successivamente, o comunque non ci interessa, basterà trascinarlo fuori lo schermo. Cose che manca? Manca il tasto ricerca. Ma perché? Perché in pratica è stato integrato all'interno della home. Vedete come io sto scorrendo le varie schermate, però la ricerca di Google è sempre qui, integrata e presente, pronta appunto per effettuare ricerche o eventualmente per impartire ordini vocali. Poi un'altra cosa che manca rispetto al passato è il tasto menu, che adesso è stato implementato all'interno delle applicazioni. Se noi prendiamo un'applicazione nativa, ad esempio questa, quella della tastierino alfanumerico telefonico, vediamo come il tasto menu è integrato all'interno di questa applicazione. Se invece noi abbiamo a che fare con un'applicazione non nativa Screen Sage, ad esempio questa Milan News, il tasto menu appare di fianco agli altri tre tasti. Ovviamente, se noi poi ruotiamo il display, ruoteranno anche i tasti. Usciamo. Altra cosa, la lista delle impostazioni adesso è stata integrata direttamente nella barra delle notifiche. Infatti, con un semplice tap possiamo accedere in maniera quindi molto veloce alla lista delle impostazioni, che ha subito un restyle, devo dire. È stato piuttosto potenziato, in quanto adesso è molto più dettagliato a livello di funzionalità e voci. Ad esempio, abbiamo l'utilizzo dei dati che ci consente di visualizzare e controllare il nostro traffico dati sia in Wi-Fi che in 3G. Possiamo anche scegliere un range e quindi, diciamo, fare le nostre valutazioni. Inoltre, ci fornisce anche la lista delle applicazioni che consumano traffico dati. Possiamo anche entrare all'interno di un'applicazione e possiamo, oltre che vedere il grafico associato, anche decide di limitare il consumo dei dati, quindi ottimizzare al meglio il traffico dati in base al nostro piano tariffario. Quindi molto utile. Poi faccio vedere come è presente ovviamente il chip NFC, che ci consente di scambiare dati con altri dispositivi NFC, eventualmente anche di effettuare pagamenti, però in Italia è ancora un po' presto. Poi abbiamo l'applicazione Android Beam, che ci consente di condividere sempre con dispositivi dotati di tecnologia NFC qualsiasi tipo di contenuto. Veramente interessante. Ovviamente però dobbiamo avere sempre Ice Cream Sandwich. Faccio vedere anche altre cose. L'audio molto, molto simpatico, il fatto che le suonerie hanno tutto il nome di stelle, costellazioni, planetoidi. Vedete come abbiamo Andromeda, che mi pare sia una nebulosa, costellazione Cigno, Orione, Pegaso, Perseo, Zeta, e idem le notifiche. Hanno un po' tutti i nomi dei vari planetoidi, pianeti, stelle, Proxima, vedete, Seti Alfa, Vega. Veramente simpatica. Per quanto riguarda le suonerie, forse sono un pochino basse, o meglio, non basse, però non sono altissime, però per quanto mi riguarda io non ho avuto nessun problema di ascolto di queste suonerie. Insomma, se qualcuno mi chiamava, io stavo in un'altra stanza, le sentivo. Però dico una cosa, attualmente Google sta mandando un aggiornamento OTA, la 4.0.2, e pare che aumenterà tra le cose anche un po' il volume del Nexus. Io ancora non l'ho ricevuto, quindi ancora non posso, diciamo, usufruire di questo aggiornamento, quindi di questi vantaggi. Però, personalmente, ripeto, io non ho avuto nessun problema. Lo dico perché magari c'è anche chi in rete l'ha trovato un problema. Faccio vedere anche altre cose, come l'opzione dello sviluppatore, che adesso
abbonda proprio di voci, di funzionalità, tra cui possiamo anche, l'ho fatto già nella preview, forzare il rendering da GPU, quindi godere dei vantaggi dell'accelerazione hardware tramite GPU anche all'interno di quelle applicazioni che attualmente non includono questo supporto all'interno della stessa. Poi, altre cose che volevo far vedere è la sicurezza, perché possiamo, adesso abbiamo diversi blocchi a schermo, tra cui anche quello sblocco il sorriso, ossia il Face Unlock, molto simpatico. Ma torniamo appunto nella home. Ovviamente abbiamo sempre le 5 schermate, vedete? E qui abbiamo la possibilità ovviamente di accedere alla lista delle applicazioni, ma anche a quello dei widget. Vedete come c'è questo effetto grafico molto simpatico, dove le schermate, scusate, le schermate, scusate, che si sovrappongono, è molto simpatico. E poi abbiamo anche i vari widget e adesso li vediamo. Abbiamo ad esempio il calendario, mail, galleria fotografica, quello di Google Più, Gmail, Market, insomma sono un po' quelli di Honeycomb. Ad esempio, per inserirle uno basterà appunto prenderlo e decidere la schermata dove vogliamo posizionarlo e quindi posizionarlo. Faccio vedere anche il fatto che adesso sono scrollabili è possibile anche ops, scusate, mi è scappato. È possibile anche ridimensionarli. Quindi, ad esempio, lo rimettiamo, vediamo. Possiamo, ops, ce la farò mai? Eccolo qui, possiamo vedere. Ridimensionarlo, quindi rimpicciolirlo e ingrandirlo come vogliamo. Adesso mi sta un po' antipatico, quindi lo togliamo. Poi facciamo vedere anche un po' altre widget. Questo è prendo uno che ho messo io, che non c'entra niente con quelli nativi, quelli di base. Questo, ad esempio, è quello di YouTube, che in pratica è scrollabile. Questo è praticamente quello dei segnalibri. Anche questo, vedete com'è ridimensionabile. Di fatto sono gli stessi di Honeycomb, e qui quello della galleria, molto molto comunque simpatici. Inoltre faccio vedere come sono state, diciamo, inserite alcune scorciatoie. Ad esempio, se noi vogliamo cancellare un'applicazione, possiamo prendere questa applicazione e disinstallarla direttamente in questa maniera. In realtà certi launcher piuttosto, diciamo, famosi già implementavano questa funzione da tempo. Adesso ce l'abbiamo anche sul launcher classico di base di Android. Poi, altra cosa che volevo farvi vedere è, vabbè, che ovviamente nella lista, diciamo, delle applicazioni e widget c'è anche ovviamente la scorciatoia al market. Ma quello che volevo farvi vedere è un po' che l'interfaccia, diciamo, il nuovo sistema operativo si riversa anche sulle applicazioni. Ad esempio, questa è esempio la rubrica. Noi possiamo ovviamente creare delle categorie e infilare, diciamo, tutti i nostri utenti, i nostri amici in base alle categorie, quindi visualizzare in base alle categorie i nostri familiari, amici, colleghi di lavoro e via dicendo. Questa ovviamente è la rubrica, molto più carina, più veloce. E ovviamente possiamo visualizzare anche quelli preferiti. Poi volevo far vedere anche qualche altra applicazione, ad esempio proprio Gmail, che adesso è cambiata. Vedete come è molto più piacevole a livello di grafica. Ed è possibile, tra l'altro, oltre che visualizzare le mail in formato HTML, anche semplicemente, cioè switchare da una mail all'altra con un movimento laterale, vedete? Quindi molto comodo. Poi ancora il calendario, anche questo, diciamo, restaurato un pochino a livello di grafica, un po' più professionale sembra. Abbiamo anche altre applicazioni come, vabbè, Google Talk, un po' tutte quelle classiche applicazioni di Google. Ah, ecco, una cosa che volevo far vedere è la possibilità di creare
cartelle, facendo collidere le applicazioni. Ad esempio, voglio creare la cartella giochi, basterà, vedete, prendere le icone e farle collidere tra di loro. Se noi vogliamo dare appunto un nome, sarà possibile farlo tranquillamente, scriviamo giochi e avremo creato la cartella giochi. Se noi vogliamo diciamo cancellare tale cartella, basterà appunto togliere tutti i giochi da essa e quindi avremo nuovamente soltanto le icone sulla home. Ancora, volevo farvi vedere appunto cosa la possibilità di fare video editing grazie all'applicazione Movie Studio, che ci consente di creare appunto filmati sia partendo diciamo dalle foto, quindi magari attaccando una foto dietro l'altra, oppure spezzone di video. Ovviamente possiamo anche inserire una musica a nostro piacimento, quindi da creare dei music video. Anche l'applicazione musica è praticamente restaurata, infatti è quella di Honeycomb, vedete? Se la mettiamo in orizzontale, vediamo, ogni tanto c'è qualche lag sulla rotazione, difetto di Ice Cream Sandwich notato da me e non solo da me. Ecco qui, c'è una classica visualizzazione di Onecom, vedete, con la visualizzazione 3D. Già che ci siamo, magari vediamo anche come si sente, diciamo, il volume. Vabbè. Allora, il volume è molto buono, devo dire che è molto pulito. No, scusate, l'audio è molto buono, molto pulito di qualità. Il volume è nella media, diciamo, non è né troppo alto né troppo basso. Però, ripeto, è in arrivo un aggiornamento e pare che tra le varie cose che fissa, c'è anche il volume un pochino alzato, quindi diciamo, non mi dilungherò troppo su questa cosa, poi inutile criticare o meno, diciamo un po', vediamo questo aggiornamento che sta arrivando. Già che ci siamo, facciamo anche la chiamata al 414, così vediamo la voce. Benvenuto nel 414 di Vodafone. Qui potrà sapere quanto credito le rimane e controllare il bonus delle offerte attive sul suo numero. Il suo... Vedete come anche qui il viva voce è molto buono, molto pulito. Il volume è un po' nella media. Le conversazioni normali sono ottime. Io l'ho trovato veramente pulitissimo. Ho fatto tante chiamate, veramente pulito a tutti i livelli di volume. Ed è piuttosto forte. Devo dire che non c'è nessun problema dal punto di vista telefonico. La ricezione è anche molto buona. Sia in wifi, sia insomma la ricezione dati, sia la ricezione appunto telefonica. Poi volevo far vedere altre cose. Vediamo. Ovviamente la fotocamera, che ripeto da 5 megapixel, e consente ovviamente di nell'applicazione fotocamera di scegliere delle scene che meglio si adattano allo scatto che stiamo effettuando. Possiamo decidere l'esposizione, se attivare o meno il flash. Ovviamente possiamo anche fare tutto ciò con la camera anteriore. Poi possiamo ovviamente condividere immediatamente le immagini dovunque. Possiamo anche andare all'interno della galleria. Devo dire che le foto vengono piuttosto belle. Adesso non ho ancora avuto modo proprio di fare, diciamo, un giro per fare foto in giro, però perché il tempo veramente è brutto, però nei prossimi giorni cerco di andare da qualche parte, fare delle belle foto e quindi farci un focus. Idem per i video. Inoltre è possibile anche fare, come vedete, anche delle foto in panoramica, quindi foto a 180 gradi.
Dal punto di vista dei filmati, vediamo, è molto simpatico il fatto che possiamo applicare degli effetti grafici, sia degli sfondi, diciamo, come uno sfondo nello spazio, il tramonto, come se fossimo in discoteca, oppure uno sfondo da noi scelto, customizzato. Inoltre possiamo anche applicare degli effetti grafici che ci farà sembrare la faccia molto brutta. Ad esempio, questo schiaccia è veramente impressionante in quanto fa sembrare la nostra faccia simile a quella dei marziani di Mars Attack. Non so se avete un po' presente. Io vi evito di farvi vedere la mia versione da marziano perché sennò non riuscirete mai a concludere di vedere questa video recensione. A parte questo, i video li possiamo fare fino a 1080p. E anche qui possiamo decidere, insomma, un po' di impostazioni. Inoltre possiamo anche fare dei video al rallenti, quindi magari un po' lenti. Torniamo adesso nella galleria perché volevo far vedere alcune funzionalità interessanti, quali la possibilità di modificare un'immagine, cosa che era ovviamente fattibile anche prima, ma adesso le possibilità sono molto maggiori. Ad esempio possiamo, oltre che ritagliare la foto, anche rimuovere gli occhi rossi, migliorare la luminosità dei visi oppure anche aumentare o diminuire la nitidezza, oppure possiamo applicare degli effetti grafici come l'effetto sepia, negativo, tinta, bitonale, bianco e nero, un po' quelli che conosciamo tutti, ma anche effetti speciali come vignetta, documentario, fisheye, grana pellicola e via dicendo. Vedete? Ovviamente possiamo anche aumentare e diminuire le luci all'interno di una foto, eventualmente anche le ombre, oppure affidarci alla correzione automatica dell'immagine che migliorerà a livello qualitativo la resa finale della foto. Ovviamente adesso non modifichiamo niente perché abbiamo fatto un po' un pasticcio. Comunque vedete come appunto Google ha migliorato molto l'aspetto della galleria e della fotocamera e pare che con i futuri aggiornamenti voglia potenziare ulteriormente con effetti grafici nuovi e nuove funzionalità proprio l'applicazione Galleria e l'applicazione Fotocamera. Già che ci siamo, vediamo un po' la resa fantastica di questo display Super AMOLED HD con un filmato demo. Andiamo un pochino avanti e vedete come la resa è veramente eccezionale. Colori molto vibranti, brillanti, un contrasto bilanciato nella maniera, a mio avviso, giusta, in quanto i colori comunque non sono troppo sparati, ma sono anzi tendenti al naturale. Poi, da non dimenticare che lo schermo è un 1080x720 e questo significa che i filmati HD RIDI vengono visualizzati effettivamente 1080x720, quindi non vengono assolutamente riadattati allo schermo perché la risoluzione è proprio quella. Inoltre devo dire che è molto buono anche sotto la luce del sole, pur non arrivando, diciamo, ai livelli del display Nova di LG, la leggibilità è buona sotto il sole anche perché poi abbiamo un angolo visuale buono. Vedete come i colori sono veramente eccezionali. Adesso usciamo perché volevo farvi vedere i nuovi sfondi presenti su Ice Cream Sandwich. Ad esempio abbiamo Bubbles che è molto carino, abbiamo Microbi che è quello che vi ho fatto vedere già nell'anteprima, probabilmente il più scenico e più simpatico. Abbiamo Facebeam che non scherza neanche lui, molto bello quello che di base è pre impostato alla prima accensione e poi abbiamo spirale olografica. Usciamo e entriamo all'interno di un contatto perché volevo far vedere proprio un po' la grafica del contatto, quindi tutte le possibilità, tutte le possibili modifiche e cambi che si possono aggiungere per rendere più dettagliate le informazioni del contatto stesso. Vedete come tra l'altro la grafica dell'applicazione contatto è
migliorata, cioè, o meglio, è stata restaurata perché appunto Ice Cream Sandwich è un sistema operativo che cura molto più l'aspetto, diciamo, estetico, non soltanto della home, dei sottomenu, dei menu del sistema operativo, ma proprio anche le applicazioni stesse. Questo non può che far piacere. Ovviamente, già che ci siamo, proviamo a scrivere anche un messaggio, così testiamo la tastiera virtuale. Ops, vedete come si scrive comunque piuttosto bene. Non ci sono assolutamente lag, poi si riesce a sfruttare tutti i 4,65 pollici di schermo, almeno in lunghezza, quindi risulta essere molto comodo. E già che ci sono, vi volevo far vedere le nuove emoticon. Praticamente abbiamo la faccia felice, quella triste, il classico occhiolino, bacio, urlo, gaffe, imbarazzato, quello che piange, quello che ride, il cuore, tutte molto più carine e più ironiche rispetto alle vecchie faccine. Poi andiamo nella navigazione web, che ovviamente è un aspetto fondamentale per tutti i smartphone Android, soprattutto su Galaxy Nexus, dove abbiamo uno schermo a 720p nativo. E qui prima novità, ossia la possibilità di forzare la modalità di visualizzazione PC, cosa che non era fattibile in precedenza. E vedete come lo scrolling è assolutamente velocissimo. Doppio tap, pinch to zoom, vedete come tutto molto molto veloce. Entriamo all'interno di un articolo, ad esempio la video recensione del Motorola Razr. E tra l'altro faccio notare come la leggibilità è eccezionale, praticamente non serve nemmeno lo zoom, i caratteri sono tranquillamente leggibili. E soprattutto non affaticano la vista. Questo è un concetto che già vi avevo spiegato nell'anteprima, però è un concetto che va ribadito. Una cosa nuova che c'è rispetto all'anteprima è il supporto al Flash 11.1. Infatti, Adobe ha finalmente rilasciato il plugin compatibile con Ice Cream Sandwich, e adesso vediamo proprio la dimostrazione di ciò. Come quindi il flash viene gestito tranquillamente senza nessun problema e la fluidità, diciamo, c'è sempre, vedete? Oops. Adesso vi faccio vedere anche un altro aspetto del browser web che è stato totalmente restaurato, ossia la possibilità di passare da una pagina web all'altra molto più velocemente. Ad esempio, qui andiamo sul Corriere dello Sport. Forziamo anche qui la modalità PC attraverso la funzionalità integrata nel browser e vediamo appunto come è possibile velocemente passare da una pagina web all'altra. Vedete? E poi se noi non siamo più interessati a leggere una pagina, a consultare una pagina web, possiamo chiudere tranquillamente spingendo la pagina web fuori lo schermo. Lo stesso concetto che avevamo nella barra delle notifiche. E col pulsante multitasking. Tra l'altro faccio notare come adesso siamo all'interno dell'applicazione browser, però possiamo accedere alle altre applicazioni volendo anche chiuderle. Quindi molto più intuitivo e semplice, molto più naturale come concetto per chiudere l'applicazione, quindi switchare da scusa, dall'applicazione all'altra. Sì. Vedete, questo è il Corriere dello Sport, anche questo funziona molto bene. Vedete, anche qui ottima leggibilità. Poi ovviamente se noi zoomiamo, facciamo doppio tap, la resa e la leggibilità migliora ulteriormente, però devo dire che già non facendo nessun zoom i caratteri sono super leggibili.
Ancora, volevo far vedere ovviamente le potenzialità ludiche di questo scusate, Samsung Galaxy Nexus con il gioco Shadowgun, o meglio, uno dei più bei giochi che attualmente abbiamo su piattaforma Android, probabilmente anche perché è tra i più avanzati, se non il più avanzato graficamente. Tra l'altro è veramente molto bello a livello di grafica, anche perché viene visualizzata 1080x720, quindi la stessa risoluzione che abbiamo su tablet. Adesso non vedete come giocherò perché è un po' difficoltoso. Stanno per distruggere. Ci proviamo. E comunque la grafica è molto molto bella. Vabbè, usciamo, comunque vedete come i giochi sono molto molto fluidi, perché comunque la GPU PowerVR SGX 540 fa ottimamente il suo lavoro, e ovviamente abbiamo anche il dual core che non scherza, e quindi il lato ludico va molto molto bene. Inoltre anche 1080x720 da notare. Detto questo, quindi arriviamo quindi alle conclusioni. Quindi dobbiamo appunto tirare le somme su questo Samsung Galaxy Nexus, che senza girarci troppo attorno, ragazzi, secondo noi è semplicemente lo smartphone Android per eccellenza ad oggi. È bello, strapotente, tutto sommato una buona qualità costruttiva, ha un display favoloso perché ha una risoluzione altissima, quindi è una vera e propria goduria vedere sia film, ma anche e soprattutto navigare sul web. Poi ovviamente ha il sistema operativo Android 4.0 Ice Cream Sandwich, che è fantastico. Diciamo che rispetto al passato, quindi sia ad Honeycomb e anche rispetto, diciamo, a Gingerbread, l'esperienza utente è molto migliorata, perché risulta essere molto più intuitiva, molto più naturale. Qualsiasi operazione, diciamo, facciamo, la si riesce a fare in maniera molto più veloce, molto più naturale, viene tutto molto spontaneo, e quindi man mano che si utilizza si apprezza sempre maggiormente tutte le chicche, tutte le modifiche che abbiamo su questo ice cream sandwich. Poi c'è da dire che di fatto unisce le due esperienze, quella di Honeycomb e quella di Gingerbread, però appunto lo migliora moltissimo. Soprattutto ho notato che è effettivamente un pochino somigliante ad Honeycomb, però rispetto ad Honeycomb aggiunge due cose: le prestazioni, che su Honeycomb non c'erano, e poi di fatto dà proprio la sensazione di essere un sistema operativo maturo. Infatti, se ricorderete, nella recensione del Motorola Zoom noi avevamo promosso, diciamo, il Motorola Zoom come tablet in sé, però avevamo un pochino rimandato Honeycomb, perché è un po' troppo acerbo, un po' troppo sì, acerbo, dava un po' troppi problemi. Quindi sul Nexus non abbiamo nessun problema, la compatibilità c'è con tutti i programmi, o quasi tutti, e funziona veramente molto molto meglio. Devo dire che veramente mi ha stupito, quindi proprio per il fatto che è molto molto maturo. Devo dire anche che qualche bug c'è, ad esempio abbiamo notato alcuni crash di applicazioni come quella musica che crasha spesso, però poi continua a funzionare, oppure del market. Però sono cose di poco conto. Oppure possiamo anche citare il volume, che è nella media, non è né alto né basso, però ripeto, pare che sta arrivando un aggiornamento che, tra le cose che è fissa,
c'è anche il fatto che aumenterà un pochino il volume, quindi migliorerà. Però detto questo, se state cercando uno smartphone da comprare, da regalarvi per questo Natale, e state pensando alla fascia alta, noi non possiamo fare altro che suggerirvi l'acquisto di un Samsung Galaxy Nexus, perché ripeto, secondo noi è lo smartphone Android per eccellenza. Poi ha tutti gli aggiornamenti di Google assicurati, è il primo a ricevere tutto, insomma, è veramente un bel gioiellino. E con questo, diciamo, è tutto. Io mi ricordo che faremo diversi focus sul Samsung Galaxy Nexus, però voi, se avete delle richieste, curiosità particolari, non dovrete fare altro che chiederlo e noi cercheremo di soddisfarvi. E adesso veramente tutto. Un saluto da Matteo di Android Geek. Ciao ciao!